Allora, Mister Pepe, già il Bison da due volti, primo tempo Lazio meritatamente in vantaggio, poteva anche forse fare anche il secondo gol. Nel secondo tempo però è uscita la vera Gelbison, quella che meritatamente occupa le prime posizioni del campionato. Sì, abbiamo fatto un primo tempo bruttissimo, un'interpretazione sbagliata, ci sono anche diversi fattori dove abbiamo giocato domenica e 7-8 undicesimi erano molto stanchi, oltre alla superficie che l'abbiamo sofferta, dove non ci giocavamo da Cinzia Genzano. Poi il secondo tempo, veramente abbiamo fatto un ottimo secondo tempo e potevamo anche andare in vantaggio, però tutto sommato il pareggio è il risultato giusto perché Lazio ha dimostrato di essere un'ottima squadra organizzata nel primo tempo, cioè, veramente ci ha dato filo da torcere. Forse anche colpa del campo pesante, l'Anzio non riuscì a reggere le stesse vittime nel secondo tempo e voi avete anche approfittato del calo anche un pochino dell'Anzio. Sì, può darsi che loro hanno tenuto un buon ritmo il primo tempo, poi sinceramente non ci hanno proprio preso perché abbiamo cambiato modulo, ci siamo messi anche noi 3-4-3 e quindi abbiamo creato enorme difficoltà dal punto di vista tattico e penso che sia anche il fattore fisico che loro sono calati e quindi siamo stati predominanti. Mister, cosa ha chiesto la presidenza alla fine del giorno d'andata? Non siete più, cioè tutti dicono che siete una sorpresa, sicuramente è vero, però ormai siete anche una realtà, una bella realtà. Qual è il vostro obiettivo adesso, visto che state lì? Ma con grande sincerità, la società ha i piedi a terra come me, noi ci vogliamo salvare, vogliamo fare 40 punti al più presto per poi divertirci, però ci piace stare lassù, abbiamo fatto tanto lavoro, stiamo dal 20 luglio a lavorare, stiamo facendo sacrifici enormi, ci siamo anche un po' ridimensionati nel mercato di dicembre, però l'assetto base, l'organico che è partito il 20 luglio sta qui e quindi vogliamo dare filo da torcere a tutti. Mister, se non sbaglio, questa è una squadra che l'anno scorso si salvò a Leonforte, una partita secca in playout a giugno praticamente. Inoltrata forse non ci speravano in molti. Che cosa è cambiato? Da metà giugno a praticamente in un mese, 2 mesi, questa realtà è cambiata così radicalmente. Noi abbiamo fatto bei numeri, sinceramente io ricordo molto bene, sono subentrato al terzo allenatore nelle ultime 10 gare e abbiamo fatto molto bene, veramente abbiamo fatto una salvezza che è stata un'impresa. Ritengo che sia stato fatto più un buon lavoro l'anno scorso che quest'anno, perché veramente stavamo a 10 punti dal Marsala, a 7 non si facevano i playout, siamo arrivati a Leonforte che stavamo benissimo, potevamo chiudere la partita anche sul 2-0, poi c'è stato un rigore all'ultimo che ci ha fatto soffrire, Berardino D'Agostino ci ha fatto una grandissima parata. E sono rimasti in 0-7 dell'anno scorso, li ho riconfermati, hanno dimostrato di avere tanta qualità e di poter stare lassù. L'aspetto mentale in questa categoria è importante e quando stai tranquillo puoi fare qualche gesto tecnico anche di grosso livello. E sta a significare che la Gelbison sta facendo un buon lavoro e tutte le squadre, anche come Lazio che stanno giocando bene, se ci credono, alla fine se la possono giocare anche con le grandi. Mister, metta caso che la Gelbison arriva seconda in questo campionato, chi lo vince invece questo girone? Io ritengo che il Trastevere, tutti dicono che è una sorpresa, ma dico che sta dimostrando di dare certezze, è una squadra molto equilibrata, è un organico che sta lavorando da tempo e faccio i complimenti allo staff tecnico che veramente mi ha sorpreso. Gli altri hanno i nomi, ma il Trastevere ha la squadra e in questo campionato fanno bene chi gioca di squadra. Per chiudere, mister, vogliamo trovare una pecca di questo campionato, è il derby dell'andata. Adesso ci sarà la possibilità domenica prossima al Guariglia di riprendersi quello che avete lasciato, no? Al Morra, nel derby andata con l'Agropoli avete perso. Forse l'unica pecca è stata quella. Ma è vero, tu sei molto attento, non facemmo bene, l'Agropoli ha vinto meritatamente, domenica ci possiamo rifare, ci vogliamo rifare per i nostri tifosi, per la società, che è una partita molto sentita. E spero di arrivarci bene mentalmente e fisicamente perché siamo un po' con un organico, come ti dicevo poco fa, ridotto, però dobbiamo fare veramente altre 15 finali perché ce lo meritiamo di stare lassù e ce la vogliamo vendere cara. Grazie, mister. Grazie a te.